ordini, in quest'altro video dove andiamo a lavorare i programmi. Quest'oggi ci occuperemo del nono programma e andiamo a vedere come si fa, come si svolge e come si segue il GIACI a vuoto. Allora, che cos'è il GIACI? Il GIACI è un loop di lavoro, come lo è stato il LAZO, come lo è stato il LATGERC, il LAZO di Gomiti, come è il giro di Ponzo, ok? C'è il GIACI. Allora, qual è la posizione di GIACI? Allora, intanto le tre posizioni base del GIACI sono il bonzo, il giasso e il pugno, ok? Sono le tre posizioni fondamentali. Da dove si parte? Intanto dall'ingresso. Sto facendo il mio bonzo, da qui giasso, pugno. E me lo farà il compagno. Quando mi farà giasso, pugno, andrò in bonzo. E qui mi troverò il pugno dell'avversario, del compagno. Giasso. Creo il ponte, creo un ponte, ve lo faccio vedere da qua, creo un ponte, pugno, bonzo. Questo è il mio giacì. Come vedete io cosa sto facendo? Sto facendo il giazzo in avanti e l'altra mano già si prepara a tirare il pugno. Una volta che ho tirato il pugno, quest'altra rimane difesa col mio busao. E quando mi farà il giacì, il giazzo del compagno andrà in bonzo. Quindi il loop è giazzo, pugno, bonzo, giazzo, pugno, bonzo, giazzo, pugno, bonzo. È importante fare questo movimento, questo scambio, perché? Perché io qui ho il bonzo dell'avversario che è in pressione. Se io tiro prima questo e poi il pugno, lasciamo stacco, il bonzo me ne faccio. Quindi da qui giazzo, pugno, bonzo. Quindi c'è questo cambio, ok? Non si deve vedere quando lavoreremo col compagno questo sbalzo. Giazzo, pugno, bonzo. Giazzo, pugno, bonzo. Da non confondersi con giazzo, pugno. Io qua non ho messo, sto tirando il mio colpo, non ho mai il controllo. Da qua invece io sto caricando. Pa! E da molta più forza. Quindi, giazzo, pugno, bonzo. Giazzo, pugno, bonzo. Giazzo, pugno, bonzo. Giazzo, pugno, bonzo. Vedete, giazzo è in avanti. Non fa un movimento circolare, fa questo, non è giazzo, pugno, bonzo, è giazzo in avanti, mi creo il ponte di lancio, boom, pugno, bonzo. Anche il giacì ha i suoi cambi e ha delle regole ben precise. Ci sono tre cambi nel giacì, come sono le tre posizioni fondamentali che abbiamo visto prima, cioè il giazzo, il pugno e il bonzo. Andiamo a vedere il cambio del pugno e come farlo a vuoto. Allora, giazzo, pugno, bonzo, anziché andare in bonzo, che succede? Giazzo, pugno, se voglio fare il cambio, terrò questo pugno rigido in modo che l'avversario, il compagno, proverà a fare giazzo, non ci riuscirà e andrà direttamente in bonzo perché il mio pugno è rigido. Quindi che succede? Sto facendo giazzo, pugno, proprio perché lui andrà in bonzo e io farò giazzo, pugno. Questo è un cambio, giazzo, pugno, giazzo, pugno, che non è altro che quello che noi abbiamo visto, che possiamo vedere nei contemporanei, ok? Ma da dove arriva l'esecuzione? Vi faccio vedere l'inverso. Che succede? Io sto facendo giazzo, pugno, bonzo. Qui c'è il pugno dell'avversario. Adesso vi sto facendo il cambio al contrario. Che succede? Io sto andando a fare giazzo. Il pugno del compagno che sta facendo il cambio è rigido, quindi da qua proverò a fare giazzo, ma non vado a forzare. Andrò direttamente in bonzo. E lui avrà fatto giazzo e tirerà il pugno. Se continua a fare il cambio, io proverò a fare il mio giazzo. Che succede? Il pugno è rigido. Il pugno è rigido, quindi da qua non vado a forzare il giazzo, ma andrò direttamente in bonzo. Quindi il cambio di per sé è questo: giazzo, pugno, pugno rigido, quindi l'avversario è in bonzo. Pugno rigido, l'avversario proverà a portare a fare il giazzo su questo pugno rigido. Giazzo, non ci riesce, andrà direttamente in bonzo. E quando da qua ho rigido il pugno, ho provato a fare giazzo e va in bonzo, io da qua farò direttamente giazzo, pugno. So che è complicato, ragazzi, però l'avete già visto, quindi sapete di che cosa parlo, d'accordo? E per chi non l'ha già visto, non vi preoccupate, che se non l'avete visto non è il vostro programma, ma lo vedremo presto, quindi non vi preoccupate, fate quello che riuscite a fare. Il secondo cambio che noi abbiamo nel giacì, abbiamo detto il primo cambio è partito dal pugno, quindi già abbiamo visto il pugno, ci rimane il giazzo e il bonzo, sempre le posizioni del giacì. Andiamo a vedere il giazzo. Io sto facendo giazzo, pugno, bonzo. Come si fa il cambio? Io sto facendo giazzo, pugno. Vado in bonzo quando mi fa giazzo. E da qua cosa farò? Giazzo, pugno, bonzo, giazzo, pugno.
Che succede? Da qua lui mi sta facendo il giazzo, gli farò un contro giazzo, pugno, quindi il loop del cambio, se lo vogliamo allenare e fare un po' a vuoto, è questo. Giazzo, pugno, bonzo, giazzo, pugno, bonzo, giazzo, pugno, bonzo. Cioè, a differenza del giacci che abbiamo visto prima, io da qua che cosa faccio? Giazzo, pugno, bonzo, contro giazzo, cambio, pugno, bonzo, contro giazzo, cambio, pugno, bonzo. Contro giazzo, pugno, bonzo, contro giazzo, pugno, bonzo. Perché qui vado in bonzo perché, come ho detto, ci sta facendo il giazzo, quindi noi, boom, riprendiamo e tiriamo pugno. E stiamo lavorando sull'altro lato, quindi sto facendo il mio giacci da un lato, uno, sempre sullo stesso lato, come vedete. A un certo punto voglio cambiare, contro giazzo, pugno, bonzo, e farò il mio giacci da questa parte. Bonzo, giazzo, giazzo, pugno, bonzo, contro giazzo, pugno, bonzo. L'ultimo cambio è il cambio che parte dal bonzo. Che succede? Sto facendo il mio giazzo, pugno, bonzo. Da qua voglio cambiare col bonzo, e cosa farò? Porterò il gomito in avanti e tirerò un falso. Ci sarà il busao del compagno a difenderlo. Quindi noi, una volta che abbiamo incrociato il busao, lui lascia la persona e facciamo giazzo, pugno, bonzo. Quindi, già pugno bonzo, giat pugno bonzo, faxo giazzo pugno bonzo, e sto lavorando dall'altro bonzo. Questo, ragazzi, so che è un video, cioè un programma difficile, uno dei più difficili, però anche molto bello, perché ci va ad aiutare a stringere i movimenti, soprattutto di questo giazzo, che noi, per chi se lo ricorda, noi abbiamo, per fare un esempio di applicazione sul programma precedente, sul secondo programma, noi abbiamo, anche se non l'abbiamo visto nel video del secondo programma, però come opzione c'è il giazzo incrociato, cioè sto facendo il mio lazzo, giazzo incrociato. All'inizio si fa un giazzo più basso, cioè si fa più basso, bisogna imparare a farlo più stretto, e il giacci in questo ci aiuta molto a tenere le braccia più strette, quindi sto facendo il mio lazzo, boom, e il nostro giazzo sarà più preciso e più stretto, quindi anche più difficile da andare a difendere. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, che non sia stato troppo lungo, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video e vi mando un abbraccio. Ciao ragazzi!